Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con il nostro buon Serafino in Elden Ring. Allora, mi sono trasportato su questo... da questa grazia, perché come detto volevo dare un occhio, visto che qua c'era Alexander, o almeno sembra lui, mo non lo so. Però vorrei provare a vedere, anche perché avevo notato che c'era la strada per arrivare lì sopra. Quindi adesso... aspetta che qua c'era questo che... andiamo di fino. Scusi, mi sono rimesso l'amuleto, quello che ci fa risparmiare un po' di PA consumati dalle abilità, perché effettivamente questa qua la spammiamo tanto, e siccome poi ci ritroviamo con pochi punti mana. Tra l'altro qui avevamo lasciato, sì, questa zona, poi non l'avevamo fatta perché era la zona più alta di quella sotto noi, cioè eravamo scesi, ma sì, infatti ci stanno cose che non abbiamo raccolto, quindi qua ci dovevamo passare. Pare che è anche abbastanza affollata come zona, quindi occhio, anche perché se cadiamo ci inculano quelli che stanno sotto, che sono pure tanti. Allora facciamo una cosa, andiamo incontro a questi piano piano. Mamma puttana, non ce la metti? Stronzo. A recuperare salute così senza usare la fiaschetta, tanto di guadagnato. No, se cadiamo, a parte che non so se moriamo direttamente sul colpo, ma in ogni caso sarebbe meglio evitare. Ammazza quanti sono qua. Qua sopra sì, ci siamo passati. Allora facciamo prima questo. Ah, questo è quello Electricus. Allora, aspetta che provo ad andare prima all'altro così. Bravissimo. Arriva là? Vabbè, uno l'ho piato, quindi. Aspetta. Ok. Aia. Vaffanculo. No. Ah no, qua però non si va oltre. Va bene, pensavo fosse... a meno che... non c'è un a meno che. Allora, vabbè. Comunque pure questa l'abbiamo fatta. Vediamo, perché comunque qua siamo sempre in una parte alta. E se riesco a capire dove sta... sta là, però vedi che ci si arriva in qualche... no. Dovrebbe stare là, giusto? Facciamo che ce lo segniamo. Era una zona del genere, no? Quindi probabilmente è da sotto, si arriva da qualche parte lì. È un po' pro... oh, può essere pure che c'è sta un'altra strada. Ma non lo so, io sto azzardando qua, perché avevo visto che c'era quella... oh, merda. Vaffanculo, Serafì, quando parti proprio de fino, però devi stare attento. Che cazzo. Allora, vediamo se qua non ci sgamano. Capiamo, salve. Vabbè, questo... ma scusa, lui... vabbè, è andato di culo, Vediamo se qua c'è... ok, qua avevamo preso quello del cadavere, però... è sempre un po' più alto. No, mi sa che da qua non ci si arriva, comunque. Vorrei di niente, ma... non riesco a trovare... il pertugio. Là è dove stavamo prima? No. Mi pare di no. Vabbè, a sto punto... no, a sto punto niente, perché non riesco a... ritorniamo dove stavamo prima. E proseguiamo da quest'altro lato. Poi magari con calma cerchiamo di capire se c'è... una strada...
Perché dovrebbe essere. Però vedi, là ci sarebbe quella parte là sopra che sembra scendere qua. Però c'è anche questo. Quindi può essere che si sale da qua. E poi per arrivare là sopra. Non lo sappiamo onestamente qual è il lato giusto. Ma. Mo vediamo. Intanto proseguiamo qua. Da una Serafina, Madonna, ti ha rotto il culo. Bravo. Vabbè, niente. Vabbè, è anche inutile adesso proseguire. Ho usato quattro fiaschette per sto rincoglionito del cazzo. Qua dietro ci eravamo passati, no? Tra l'altro. No, qua me la sono giocata troppo male. Non. Tre fiaschette per sto stronzo non esiste. Se no, dove cazzo andiamo a parare poi? Fallo qua un attimo. Una ce la dobbiamo mettere in conto. Eppure l'altra volta l'abbiamo non shottato proprio malamente, però. Ok. Cazzo è successo? Aspettate. Cazzo di Windows. Con quali update? Allora, ma pure sotto c'è. No, sotto c'è l'inculata. Allora, facciamo una cosa. Andiamo prima. Qua si può. Ci si potrebbe lanciare, ma è una cosa che eventualmente eviterei per ora. Serafino lo squalo. Questo mi piace. Stealth e spumeggiante. No, che cazzo, Madonna la lentezza. Aspetta, il saltino di Serafino te lo devi avere, eh? Allora, là si scendeva e va bene. Vediamo un po'. Piano che qua. A guardare panorama. Mi sa di sì. Questo mi sa che pure è più incazzoso, eh? Sembra più incazzoso. A posto così. Vabbè, ci sta che uno si goda questo panorama per quanto. Vai Serafino, riproponici lo stealth almeno un pochino. Facci sognare. A pelo. Allora, recuperiamoci pure questo. E quindi poi in linea teorica possiamo scendere. Vabbè, sia buttandoci qua. Ma là c'era la scalinata, quindi io immagino che quella scalinata ci possa portare pure qui, no? Mo' capiamo. Andiamo prima a recuperare la scalinata, poi qualora non ci si arrivasse così. Quest'altra strada. Aia. Con una nebbia e un tipo incazzoso. Cioè, della serie. Prima di arrivare alla nebbia, comunque devi già soffrire di tuo. Poi se ci arrivi, hai finito le fiaschette.
Onesto, onesto, eh. Per carità. Questa zona è un po' così, in realtà. Non come il momento del boss, addirittura. Non saprei. Dalle scritte pare, eh. Dalle scritte pare. Però, scusa, però se ci stanno... Ci sta il biondo qua. Sta da solo? Magari qualcuno che ci incula. Sarebbe proprio il top. Capiamo, capiamo. Salve. Più avanti troverai cavallo, ma guarda, io non credo, mo. Non è... Ah, ce ne sta una... Ma dove cazzo stai? Quanti piani sono sta cosa? Biondo, vieni qua. Merda. Piano però, eh. Ok. Dobbiamo sfruttare il pertugio. Allora, aspetta un attimo, aspetta un attimo, che qua è una caccia. Allora, vabbè, sopra c'è qualcosa da prendere però, eh. Là dentro poi ci andiamo. Prima fatemi vedere se c'è qualcosa qua. Ce la facciamo con calma. Ma ci stanno zone un po'. Cioè, per dire, pure là sotto. Mo com'è? Ci arriviamo. Qua dicevano boss. Ma prova furtività. Ma chi? Capiamoci. Può pure essere, insomma, eh. Può pure essere, sì, infatti. Duo Sacriderma. Con dubbio. La Madonna. Aspetta, che pure duo, eh. Non faccio un cazzo niente, ma vabbè. Vabbè, 2 contro 2, signore. Ad ognuno il suo. Nonna, ha fatto cascare la colonna. Porco, 2 in faccia ce l'ha tirata. Aspetta, che cazzo è? Madonna mia, bravissimo però, eh. Complimenti. Non pensavo fosse così reattivo. Dammi un attimo però, perché... Io da qua lo pio? Insomma, cioè sì, a pia lo piamo però. Merda. Cazzo. Ok. Come va a te, Serafì? No, no. Oh, che cazzo. Piatela con lui, non con me. Però perché... no. Però perché c'è ancora mezza barra della vita? Perché la mamma è puttana. La mamma è molto puttana. No! È ricicciato. Aspetta, aspetta, come pio? Dietro? No, Serafì, mannaggia la puttana. Coglionazzo. No, Gesù Cristo incoronato. È morto pure Serafino. Mo so cazzi, mo so cazzi.
forti, forti. No, non ho neanche più. Cioè, non lo so, non me ne faceva usare. Nel dubbio. Ma gli manca poco. Però vorrei pure l'altro. Ok, bravi, bravi. Globo cinereo. Cenere di guerra, tornado di nera fiamma. Ma c'è ancora. Ma di che cazzo stiamo a parlare? Scusa. Ma è normale? Non lo so, ma ce ne stanno 18 di questi. Come la mettiamo? Mettiamo male. Io spammo questo come se piovesse, che è l'unica cosa che posso fare. No, vabbè, non faccio in tempo, cazzo. Ho finito le fiaschette. Allora qua sono cazzi acidi. Dove sto, Chris? E ferma di cazzo. Fammi aprire il culo. Mi apre il culo bruttamente. Madonna. È un problema perché ho finito pure. Ma c'è pure il mezzo simbolo della fiaschetta della. Io devo fare così perché. La dobbiamo svangare in un modo o nell'altro. Se riusciamo. Anche perché sta a combattere 106 volte con questo. Poi se non impenna qua. Madonna santissima. Vattene Serafì. No, bustati di salute perché a lui gli manca poco, ma non ci mette niente a incularci. Per l'appunto. Ok. A posto? Sono finiti? Allora, recapino. Vediamo tutti i pertugi, perché qua a posto non c'era nient'altro se non, vabbè, quella zona là da vedere, ma non ci arriviamo così. Sarebbe oltre questa parete, quindi probabilmente sopra le scale. Qua si va qua? Mi sa di sì. E sto pensando se fermarmi là. Allora fatemi capire un attimo, perché a questo punto converrebbe andare prima dall'altro lato là. Aspetta, quante cazzo di strade ci stanno però? Quella che abbiamo visto. Qua, ok. Noi siamo venuti da qua o da là? Dalla scala, mi sa. Che siamo scesi. Quindi qua si va dove stava quello. Dove non siamo ancora andati. Ci stava una grazia dietro l'altra, ok. Va bene. Questa che cazzo sei? Forse perché non lo so, chi viene da sopra magari ti voleva far salvare prima di andare alla boss fight, può essere. Noi però già eravamo venuti da sopra, quindi a sto punto io provo a ritornare sopra e buttarmi più o meno da quel lato. Quindi qua a sinistra, credo, non lo so, sì. Direi di sì.
Ah, cazzo, non mi sono curato da solo. Sono curato da solo, sì. Merda, c'avevo pure una manicata di animelle. Aspetta, allora va. Fammi riavvicinare la... non ho visto quante animelle ci avevano dato questi. Ma che lentezza sarà, mannaggia la puttana. Gesù Cristo. Se riuscissi almeno li becco tutte e due, ma non riuscissi. Cazzo di casino. Allora, piano, piano. C'ho sempre troppe... Orco... Jesus. Ma che sta cosa? La cosa? Non si scende questo bene la mignota. Quante vergogne. Ma pezzo di merda. Aspetta un po', fammi mettere... il rametto. Eh no, mo li abbiamo ammazzati. Che cazzo faccio? Me ne vado. Scuse. Era qua? Ma io non credo. Non ho la più pallida idea di dove io stia andando. Dov'è che avevo visto? No, questo è proprio l'inizio. Ok. Me lo dovevo segnare fottutamente sul... Ok, questa è la stanzetta. Stava qua dietro la zona. Probabilmente si arriva da qua. Non propriamente in realtà. È là sotto. Possiamo dire ce ne sbattiamo il cazzo? In amicizia, poi nel caso ce lo recuperiamo. Però non sto capendo qual è la strada. E quindi prima che io mi perda in modo malevolo. Qua ce la fa, no? Cioè mica ci muore. Bravo, bravo. E... perché sennò stiamo freschi. Allora, vediamo un pochino per quanto riguarda i livellini. Io farei un tempra e un cazzo niente. Per dire. Proviamo qua. E vediamo un po'. Allora, aspetta, qua. Là stava in blu. Vabbè. Noi proseguiamo, poi capiremo che cazzo dove stiamo andando e anche perché. Qua ci eravamo affacciati prima? No, era diversa la strada. Scontro a distanza, che cazzo fa scontro a distanza? Per dire. Mi sa che sto fare un mazzula. È un cazzo di labirinto pure qua, eh. L'avevo visto il nemico. A parte il cane, io avevo visto un altro, no? Mi pareva. Cioè, tipo, dovrei saltare là? No. Cioè vedi, poi ti ritrovi in tutte zone dove dici, ok, come cazzo mi faccio indietro? Mica che mi ha mancato qualcosa. Orco 2. Ah, finisci? A pezzo di merda. Madonna, come li tira a effetto. Bravissimo. Perché non mi hai fatto la... Stronzius. Prima cosa a girare. Che te va a girare qua? Ho delle problematiche proprio a livello di... Ma dove cazzo vado qua? Ah, qua, ok. Siamo sicuri? Più avanti oggetto prezioso? Ci fidiamo? Bravi, ma ci arrivo? Che sofferenza. Che rischio. Ok. Queste zone labirintiche che però hanno anche del
del occhio che te sfracelli in un attimo. Insomma. Non le apprezzo tantissimo. Bello, ma non ci vivrei. Drago, testa. Un sacco di cose ci stanno a partire draghi la testa. Qua si sale, là si scende. Più avanti oggetto l'ho visto in realtà. Poi andiamo a vedere pure là dietro. È un fotutissimo labirintius. Qua dietro che fa? Non ci metti niente. La strada di prima, no? Vedo un cadavere. Ah no, è vivo. La mamma puttana. Mo cadevo, mo cadevo. No, questo sarà qui. Per carità, eh. Mi ha pure beccato, però. E basta con sti cazzi di cose. Vaffanculo. Il tutto per del grasso. Bravissimo. Va bene. Allora. Qua ci vuole il Tom Tom per raccapezzarsi un attimo. Quindi io mo da qua. Potevo salire o andare qua che c'era una mezza piazzola. Che però aspetta, quelle sono scale. No, quindi la piazzola probabilmente porta lì. Questa non so dove porta, ma facciamo. Aspetta, se la piazzola porta lì significa che c'è un sacco di strada. Se questa porta in un luogo che non so, significa che. Errore, Serafì, errore. Magari se controlliamo prima se abbiamo la benzina, prima di fare queste stronzate, può essere utile, eh. Lo dico in amicizia. In tutta l'amicizia e l'affetto, ma. Puttana di Eva. Piano piano, vabbè, uno ci vede, uno però attacca un po' al cazzo, no? Merda, e questo? Vabbè, però arrivano le cose ad effetto. Capisco che è un boomerang, però tua madre pure è un boomerang. Cioè, lei si sposta ma sopia sempre dietro. È così che funziona. Aspetta. Ah, ma c'è la stradina allora, ok. Vabbè, vabbè. Ognuno fa il suo lancio. Quindi qua si riesce a quella piazzola. Aspetta, poi riprendiamo pure cioè l'ascensore. Non lo so, c'era una manovella con. Ah, uno mi ha lasciato qualcosa. E. Qua. Porca troia, qua si sale. Quindi. Qua pure si sale, oltre alla scalinata che avevamo visto che sta dall'altro lato. E quindi però aspetta, perché c'è anche qui qualcosa che ci porta altrove. Sto pensando un attimino di memo. Cioè, sto cercando di memorizzare le strade che abbiamo visto, che stiamo vedendo, perché. Sono un po' in difficoltà la tua memorizzazione luoghi. Vabbè, ok, la grazia ci sta e va bene. Dove cazzo siamo? Ok. Ok. Mo' due sono le cose. O proseguiamo da qua. O ritorniamo un attimo indietro. Che mo' sono pure rinati tu. La Madonna. Perché questa a sto punto. Dove cazzo ci porta? Stiamo sempre qua. Cioè, io adesso sto indirizzato qua. Noi prima stavamo qua. Quindi sto pezzettino ci fa vedere qua. Sembrava di più. Vabbè, mo ci stiamo, ormai abbiamo respawnato tutti gli altri che avevamo seccato, quindi tanto vale che ci facciamo sta zona, se torniamo là ci dobbiamo rifare un'altra volta. A sto punto. Questi sono un po' stronzi perché l'anima degli mortacci loro, mo due sono le cose, usi.
questi cosi qua. Facciamo così che li becchiamo tutti e due. Bravissimo. Bravissimo. Cazzo. No. Non ho capito se l'altro sono riuscito poi a rieliminarlo, perché non ho capito che ne abbia fatto. Dovrebbe usare un'arma sacra qua, ma non ne ho di modificate prepotentemente. Scusi, eh. Quindi mi deve un attimino perdonare qua. Ci arrangiamo con quello che abbiamo. Ora, ora individuiamo prima di tutto i confini di questa piazzola. Il cazzo, qua si prosegue. Qua c'è l'inculata? No. Ah, ok. Non c'era l'inculata, solo... Farfallina. Qua si risale. Houston, Houston, abbiamo un problema. Figurati. Mi sono perso malamente. Allora, noi veniamo da là, eh. Ricordiamoci. Questi mo scendono. Sono quelli grandi o quelli piccoli? Non così, no. Qualcuno ce lo eliminiamo subito. Là c'è quello grande, quindi... Subito all'altro. Vai, subito, elimina tutto, elimina tutto. Facci sognare. Questi non scendono? Non scendono il cazzo. Poi ce li ritroviamo quando meno te lo aspetti. Guarda là, cazzo quanti sono. No, la troia puttana. Via. Ah, che odio. Ok. Ah, in realtà qua potevo pure evocare. Vabbè, ormai. Ora. La piazzola, si ricollega? Si ricollega, giusto? Perfetto, perfetto. Perfetto sto paio di palle, però ce lo facciamo andare bene. Cristo santissimo. Eh no, qua poi come cazzo risalgo? Aspetta, no. No, magari vediamo dopo. Là forse si scende, però prima... Facciamo questo. E la Madonna però, eh. Ok. Ora ne abbiamo in quantità industriale, va bene. Setta runica. Insomma, sarebbe mica una cattiva idea. Poi un altro albero di merda, sì. E io ci dovrei andare per prendere quell'oggettino lì, eventualmente. Allora, prima di tutto, almeno uno me lo levi. Voi se volete scendere. Scendono solo quando mi avvicino là. Onesto.
Tu quando vuoi, eh. Non mi fermo troppo sul bordo perché ho paura che questi arrivano e ti spintonano come le merde. Insomma, questo è l'albero di prima, sì. Il problema è che mentre che vado qua mi sto dimenticando la parte di prima che dovevamo andare a rivedere. Cazzo di fare questa cosa. Questa è un'inculata, sicuro. Ok. Allora, qua avevo visto che c'erano dei cagnoloni, ma vorrei pure capendo cazzo stiamo. E la Madonna Serafì, che cazzo, eh. Ma che cosa fai? Che cazzo indichi? Ma sto scudo funziona, ma che cazzo è? Non mi pare. Tra parentesi, che cazzo ci sono venuto a fare qua? Perché... ah, c'è un'altra strada, tra virgolette. No, non è proprio una strada, eh. Vaffanculo. Quello è quello che avevamo visto prima, che non siamo riusciti a raggiungere. Anche poi non ho visto se la porta là si apre. Tra parentesi. Probabilmente, immagino di no, però io il dubbio me lo toglierei. No? Di solito queste non si aprono, però vabbè. Ok, proseguiamo da quel lato e rivedendo... ah, ci stiamo riavvicinando qua, allora forse... aspetta, ma noi siamo all'altezza giusta adesso. Mo vedendo quella torre, là dovrebbe stare tipo il vaso, no? Cristo santo. O sbaglio? Mo siamo all'altezza giusta. Sì. Credo. Sì. Lascia fare. Bravissimi. Aspetta che prendo quel qualcosa che sta qua, poi ci regoliamo un attimo. Tra l'altro sto anche morendo malissimo, magari. Salve. Però pure il vasetto piano piano ce l'ha fatta, What an incredible place we find ourselves. But that aside, I can't believe you felled that giant. It was practically a god. Ma noi siamo sporchi veggianti, Of course, I count myself, the great Alexander, among the many. Which means I've but one thing to ask of you. Would you kindly undertake my ordeal? Come and tell me when you're ready. I've been longing to fight a warrior as accomplished as you. You are ready then, I take it. Then let us begin. Vuole fa botte? Ma no, ma poverino. Cioè, porca poverino, il paio di palle. Aspetta. Oh, e dammi un attimo. Fammi preparare psicologicamente. Per carità, l'ha fatto in modo simpatico e amichevole. Però sei pure un pezzo di merda. Un attimo. Sì, sto cazzo. Lo devo incrinare un attimo. O è lui che mi incrina il culo? La seconda, credo. Ma che cazzo è? Oddio, per carità, lui fa danni da fuoco, quindi ci sta che non gli facciamo un cazzo, ma... sì, infatti non gli facevamo un cazzo con quella, ma... ehi, la Madonna, Serafì, però... ah, vabbè, così non... eppure lui è bello massiccio. Con quella gli facciamo, però, un bel danno da... stordimento, ma... merda, non basta... questo attacco è bellissimo però, eh. Mi spiace Alexander, ma ci stava simpaticissimo.
Victory was impossible. This vessel was found. Ma poverino. My thanks. I knew you were the stuff of champions. It was a marvelous battle. I implore you. Take what I bequeath from inside me. All vessels are destined to one day break. But the great Alexander lived as a warrior to his last. Ma povero Alexander, scheggia di Alexander. E viscere di Alexander. Una è la chiave, una è la cosa. Allora, a livello di talismano aumenta notevolmente la potenza d'attacco delle abilità. Incrementa notevolmente la potenza d'attacco delle abilità, cioè quella che usiamo noi di fuoco. La scheggia è incrostata da agrumi di carne bollita, mentre brandelli di ornamenti affiorano dalla poltiglia. Sembrerebbero residui di un campione dalla rossa chioma. Noi ci abbiamo la rossa chioma, per dire. E poi l'altra era una chiave. Cioè una chiave, insomma, sta nella zona della chiave. Ricordo del vaso guerriero Alexander, rinvenuto al centro dell'ammasso di carne che un tempo riempiva il grande vaso. I vasi contengono i residui di coloro che vennero prima. È così che i guerrieri sono tramandati di vaso in vaso, insieme ai loro sogni di grandezza. Mi stava simpatico però Alexander, posso dirlo? Oddio, in realtà sì, si va anche giù, ma... Ma io vorrei andare prima su. Allora, signori, piano piano, perché mo dobbiamo capire. Allora, già che abbiamo fatto questo, ci siamo tolti una cosa che dovevamo fare che non riuscivo a raccapezzarmi. Però no, non riusciamo ad arrivare pienamente dall'altro lato, perché qua... No, forse sì, forse sì. Ci ricolleghiamo. Perfetto. Perché effettivamente si vedeva qualcosa qua in alto che noi comunque... Orco 2, che comunque non abbiamo raggiunto. E poi come cazzo torno? Falò, devo ripartire da capo. Poi provo a affrontare una lava ancora. Fatemi capire almeno dove cazzo stiamo. Ok, vabbè, intanto recuperiamo queste cose che non abbiamo recuperato. Se riesco... Madonna santissima. No, Serafia, è finito quello che dovevi finire. Ehi, madonna. Vorrei recuperare pure quello, però poi qua sopra come ci risalgo? Non ci risalgo. Vabbè, c'è un modo per forza, no? Scusa. Si ripassa dall'altro lato. Si ripassa dall'altro lato il cazzo. No, no. Ero convinto che lì ci potesse saltare per riprendere quella strada lì, perché avevo visto quel pertugio. Ma è un po' lontanuccio il pertugio. Quindi io da qua dovrei riscendere, ma quindi poi mi devo rifare sto cazzo che gli è... Prega. Ma vaffanculo, non ce lo metti. No, qua ci ristiamo di nuovo alla zona che abbiamo già visto. Quindi fottiti. Oddio, per carità, posso ri... No, da dove cazzo ero arrivato? Qua, da qua. La madonna però, vabbè, diciamo che me ne sbatto il cazzo delle cose che stavano qua sopra. Arrivate a una certa. Vaffanculo. Allora, questo che cazzo è?
Allora, fatemi raccapezzare un attimo, perché comunque non mi sto a ritrovare. Vabbè, qua comunque la strada l'avevamo vista tutta. Boo. Allora, provo a fare una cosa. Ho usato un po' di animelle per fare un altro livellino di destrezza. Quindi nel dubbio non perdiamo niente. A parte la pazienza. Ma quello ce lo mettiamo in conto. Noi qua avevamo visto tutto. Da quel lato. Poi ci dovevamo... No, abbiamo visto un cazzo, cioè... Un drago. Onesto. E... Niente, ogni vicoletto qua c'è l'inculation. Allora, ripassiamo la... Quella strada noi l'avevamo fatta. Vabbè, quella di prima dove siamo scesi. Quindi abbiamo recuperato quello che dovevamo recuperare. Stavolta andiamo fino a sopra e vediamo dove possiamo arrivare. Poi dobbiamo tornare molto indietro. Non ricordo come, non ricordo perché. Ma altre strade ce n'erano. Perché c'era la scalinata da andare sopra. Quell'altro... Oh, Madonna, qua come ti sposta il personaggio. Proprio per farti bestemmiare tantissimo. E va bene. Mi sento un po' in difficoltà. Un po' tanto. Allora, qua mo ci dovrebbe restare quello che ci voleva inchiappettare prima, no? Sì. Biondo. Complimenti, Serafì. Sia per la mira che per la tenacia. Allora, si va là per andare a quella grazia che... Ah, quindi cioè ho fatto tutto sto cazzo di casino che poi non serve a niente perché era comunque un modo per ritornare ad una grazia che abbiamo già visto. Sì. A meno che qua non c'è dell'altro. Forse che qua ce la facevo a risaltare. Vabbè, alla grazia ci possiamo pure arrivare, tutto sommato. Anche se potrei benissimo... riandarmene perché non è una grazia che ci interessa, no? No. Allora, ritorniamo quindi. Dove stavamo? Qua. Ci rifacciamo un po' di stradina veloce per arrivare lì dove c'era il drago. Che poi farla veloce per arrivare a un drago non è proprio un'idea geniale, nel senso. Già saremo... inseguiti da questi, andare pure a stuzzicare un drago forse non è proprio la scelta migliore, eh? Azzardo, azzardo. Però se magari oltre alla mamma puttana di questi ci sta pure qualcos'altro, perché io qualcosa a terra l'ho visto. Boh, magari mi pio quello che sta per terra e me do. No, eh. Vabbè, tanto comunque non è che possiamo perdere gran numero di anime, cioè chi se ne frega. Quando lo pio. Allora, innanzitutto possiamo usare un'accescenza che sempre fa brodo. Per carità è grandicello, quindi la dobbiamo fare. L'ho già fatto apposta. Credo? Sì. Bravissimo. Serafì, fai. Un culo fai. Leva il lock per piacere che non vedo un cazzo o niente. Facciamo così alla coda che... Cosa gli evamo, no? Aia, ce fa più lui. Aia, e basta spintonare. Che cazzo. Madonna, porco due. Non ci rompe più. Aspetta, biondo. Una stonatina. A piacere, eh. Ah, Madonna che manata. Bravissimo. Che mani grandi che hai. Per schiacciarti meglio, immagino. Aspetta un po'. L'ho vista proprio arrivare. Schiaffo del drago proprio.
merda. Meno male che c'aveva il piede suo, che va un attimo. E Cristo santissimo. Possibile che non riesco a stonarlo mezza volta, sto cazzo di Christian di Drago. Dai che è morto. Non gli manca niente. Cristo. Poi non ti faccio in culo a Mose, era fighe. Ma non era morto. La Madonna santissima. Bravo Serafino, bravissimo. Ma quando uno c'è il fisico, c'è il fisico. Per della breccia? Ti mando a fanculo adesso o più tardi? Ma per sapere, non è che... Ok, quindi questa l'abbiamo fatta, sta strada. Abbiamo fatto tutto qua? Diciamo di sì? Ce la prendiamo per buona? Quindi possiamo qua mi fa evocare. Che cazzo evoco qua, tu non faccio una cosa. Perché noi da qua ci eravamo arrivati con un ascensorino, giusto? Che ci sta? Ok. Qua abbiamo fatto? Non lo so. Non lo so, onestamente. Ci guarderemo magari meglio anche dopo. Ma sicuramente qua ne avevamo finito. Perché c'era, prima di tutto, un'altra scalinata. Salve. E io cerco solo la scalinata, eh. No, c'era quella stradina oltre la scalinata. Ho fatto una cosa. Ok, mettiamoci d'accordo. Quante anime c'ho? Non sono né poche né troppe. Diciamo che era una stronzata evitabile, ma... Ma Serafino... Ma non è che siamo venuti da qua, no, no. Così. Mi sto a raccapezzare. Salve, scusa, sono venuto da qua, no? Ok. Oh, la mamma puttana. E levati dal cazzo. Merda. E niente. Guarda la Madonna incoronata. Vaffanculo sto cane di merda. È che si può lavorare così. Allora, ho messo il talismano di Alexander. Comunque, visto che mi ero dimenticato che avevamo il talismano, quello del ramoscello, che non mi ha fatto perdere le rune. Ma potevo anche farne a meno. Ok, quindi qua abbiamo fatto. Sono venuto da qua, no? Quella era la scala, ma c'era dell'altro. Tipo là io non ci sono andato. Questa era la scala. C'è pure quella di strada. C'è quella scalinata là. Che però ci si arriva da là. Quindi da là. Non lo so, signori. Proviamo, tanto mal che vada. Ci moriamo male. Ah sì. E quindi scendiamo qua. C'erano altre scale? Non lo so, ma nel dubbio. Troia. No, questa era l'altra strada che avevamo visto. Ok, e va bene. Ci sono diverse opzioni di morte. Una tipo per prendere quell'oggetto, che fai? Non ci muori? Credo di sì. Gesù Cristo, mi dava una testata. Talismano del drago più 2. Ok. Allora, ah, qua c'è un'altra cosa da recuperare. Va bene. Non lo so, ma non è che mi senta molto al sicuro.
più avanti talismano nel momento di osservare attentamente. Sì. Allora, sì, il talismano l'abbiamo preso. Volendo andiamo anche a dargli un'occhiata, perché dovrebbe essere chiaramente ampiamente la resistenza ai danni fisici. Incrementa enormemente quello che già c'avevamo. Cioè, per carità, non è male, però ce ne vorrebbero 18 di slot per i cosi. E quello è il problema. Sento i cani, li sento proprio nell'aria. Guardalo, cazzo di merda. Ok, questa è un'altra scalinata che ci porta. Aspetta. Ah, dove quello stava lanciando ste cazzi di saettine. Porco due. Fanculo. Allora, quella strada ci porta là. Ma io devo vedere anche altro sotto. Perso. Mi sento perso, sono perso. Ma che mi sento perso? Ci siamo persi. Va bene. Allora, ricordiamoci qua di salire, eh? Lo ricordate voi? Io ci provo. Se ti faccio un'imboscata, ti piace? C'è pure l'amico tuo qua di lato, l'ho visto, però. Noi ce ne abbiamo uno dai coglioni. Quello Locchi sarà prima, mannaggia la puttana di Eva. Che cazzo. Almeno siamo pure meno di ability. Con quella utilità abbiamo fatto questa cosa? Nessuna. Va bene, onesto. Quindi c'è questo pertugio. Quello ho fatto. Probabile imboscata. Ancora? No, ancora sì, perché è la stessa strada di prima, solo al contrario. Quindi allora, qua si sale. Qua si muore. Credo di sì, credo di sì. Guarda, nel dubbio, se è un cavaliere solo, io mi posso organizzare. Almeno un colpetto stealth glielo diamo. Bravo Serafi, complimenti per l'aspettaggine. Ci è piaciuta enormemente. Ha funzionato anche tantissimo. È stata di enorme utilità, te lo dico. Madonna, questo è incazzoso. Questo spicciona pure. Tu lo sai che ti spicciona pure Serafino, la puttana di tua madre? Spamma, Serafi, spamma. La madonna, questo pure si spamma il culo. Mangiato pesante. Guarda che per un pelino è morto Serafino. Serafi, mannaggia la troia di Eva, eh. Ah, non riesco più a fare niente. Vattene a fanculo. Madonna santissima, che cattiveria. E poi che cazzo ci siamo venuti a fare qua? Offri testa, moiato. Ah, perché c'è qualcosa da recuperare là. E quella stradina che porta a una grazia insospettabile. Allora aspetta, perché prima vediamo qua dietro. Ok, non c'è un cazzo, va bene. Ma qui cosa? Ah, forse ad affrontare quello senza farsi inculare. Mamma, ormai ce la fa Serafino ad arrivare là.
Madonna mia. Cazzo di ansia. Non per qualcosa, perché poi se dobbiamo rivenire qua. Ma là non ci siamo arrivati mai nella vita, no? Io credo di no, perché sta grazia chi cazzo l'ha mai vista? Allora, dietro ci siamo lasciati qualche strada. Chi lo sa? Dove stiamo? Eh no, qua però non ci siamo arrivati. Ci sta il piccione là, che credo sia anche abbastanza cattivo. Sti cazzo di piccioni sono sempre cattivi comunque. E non è l'unico. Mamma mia, vedi? A piccioni. Costerà fino piede di forgiatura, ok. Momento di scontro a distanza. Sì. Cazzo ci sta qua. Aspetta un attimo, è un po' tutto casino. Bisogna saltare, ma... ma sto cazzo. No, un po' troppo alto. Dobbiamo scendere in modo più pacato. E poi ci organizziamo. Allora, qua ci sta... Ma chi è che mi sta a spammare ste cose? Sempre quello, non credo. Da là? Cazzo, vado, mi butto. Ma c'era la scala, che cazzo ti butti, Serafi? Che cazzo ti butti? E mo ti butti, per forza. Prima di tutto, occhio a picciono. Oi! Oi! Affangula tua madre. Oi, quanti cazzo siete? Questi ci inculano, te lo dico io. Non li piglio mai nella vita. Mamma, che temporale però. Ridi, ridi, poi arriviamo là, vedi come ci incula a secco. Porca troia. Aspetta, però l'ascensore stava da quelle parti. Io dove cazzo sto andando? Se, allora, aspetta un po', perché Cristo santissimo, gli ascensori si accendono sempre dalla parte bassa. Vedi? Mo stavo andata a quel lato, ma... I cazzi tuoi. Prima attiviamo l'ascensore, così poi eventualmente abbiamo... Aspetta, prima però fammi vedere se c'è dell'altro. Ok. Cavaliere del drago, tutta l'attrezzatura, bella. È bella ma non utile. Vabbè, comunque riattiviamo l'ascensore in modo tale che poi non c'è necessità di fare tutto il mega giro, perché noi la grazia no, mi sa che ci ha portato un'altra parte l'ascensore, vorrei dire. Salve, credo, io era diverso. Abbiamo un problema pure con gli ascensori, no? Allora, sto cercando di raccapezzarmi. Dove sto? Noi stavamo là sotto prima, ok. Io l'ascensore dove l'avevo trovato? Non era questo? Cioè, sicuramente... Non lo so. Non so proprio cosa dirvi. Non era questa la strada, perché non c'era quello. Quindi, aspetta, vediamo se c'è un altro piano. Eccolo là. Ok, ok, apposta, apposta, sta pagato. Io però da qui posso tornare al picciono? No. Anche per il cazzo. E allora, facciamo così. Non mi ricordo dove stava però la porta. Cristo santissimo. Ok, va bene, ce l'abbiamo.
Qua c'è la scala. L'ascensore è andato su. E noi andiamo giù. Qua la strada è ancora lunga perché questa... Ah, attenzione all'acqua, perché con l'elettricità non è proprio il top, eh? Io te lo dico. Ma da qua potevo andare da qualche parte, sì, a farmi ammazzare, non è? Non abbiamo altri programmi per oggi. Fate il piccione. La Madonna, Serafino, cazzo, almeno uno. Cazzo. Bravissimo però, bravissimo. Hai ribaltato la situazione come nessuno si poteva aspettare. Ma quel drago è necessariamente... Affanculo. Allora, piano piano, mo proviamo ad andare dal drago, che comunque non è propriamente amichevole apparentemente. Mo capiamo come possiamo affrontarlo. Prima di tutto, mascescenza sempre comunque. Domani. Orca la troia puttana. Comunque, sbaglio o ha poca salute? Pure noi, per carità, però. Era già morto di suo? E per carità, non è che io mi lamenti. Mi fa molto piacere che non godesse di ottima salute il drago. Però, giusto per sapere. Allora, siamo venuti da là. Qua c'è qualcosa. C'è qualcosa, sì. Cioè, c'è proprio la strada dove non siamo andati. Aspetta, però, prima... Prima cosa però, perché pure qua ci sta una bella strada. Ma io il cavallo qua lo posso usare, anche per il Kaiser. Allora, recuperiamo quel qualcosa che sta qui sopra. Poi. Ok, cioè abbiamo una manicata di pietre di forgiatura di draghi morti male. Poi. C'è quella strada lì, ma allo stesso tempo... ci sarebbe... quella strada lì. Noi comunque uno di quei ponti l'abbiamo saltato. Cioè, prima ho visto un ponte che mi sa che non avevamo fatto, no? Però non so come cazzo ci si arriva. Aspetta, qua ho visto che ci stanno sti pezzi di merda. Ok, guarda, se dormite tutti per me fa pure piacere. Lui non dorme, vabbè. Possono dormire tutti, effettivamente. Carissimo. Ma tu sei pure quello più incazzoso. Beh, giusto. So che sfizio ci sarebbe. Assapim. Bravo, Serafino. Sì, ci stai piacendo. Più avanti oggetto. Più avanti oggetto prezioso. Che... Ah, va bene, sì. Però pensavo. Fiere forgiatura, va bene. Scontro a distanza pure. Per lui è scontro a distanza. Io no. Io ci devo arrivarla. Non c'è la puttana. No, no, lo scudo devi mettere, Serafì, Gesù Cristo incoronato. Guarda sto pezzo del merda. Guarda, ma che cascato. A pezzo del merda. Mi dimentico. Questo scudo è così piccolo che non ti rendi conto quando ce l'hai e quando non ce l'hai. Prova giù. Oddio, effettivamente la strada ci sta. È necessario? Ma c'è un... Che cazzo è quello? La madonna. Qualunque cosa sia sembra cattivo, eh. Pure imboscata. Lago poi fulmine.
scusa, però. Ah, no, vabbè, aspetta. Sono così che li becchiamo un po' tutti. Oh, Cristo santissimo. Pezzo di merda. Guarda che sono potenti sti cazzi di fulmini, eh. Guarda come si è andato a mettere qua dietro sto stronzo bastardo. Lobo cinero. Allora si andava se... Scusi, come va? Che fa? Gioca di bacino? Guarda come va di bacino. Bravissimo. Più avanti grazia. Ok. Ok. Ma c'era anche quella strada dove si poteva scendere, che avevano detto. Avanti bugiardo. Forse qualcuno che aveva scritto di scendere, non lo so. Più avanti grazia, il cazzo, c'è l'ascensore che sì, magari ti può portare pure alla grazia, però. Sì, infatti. Ma è una grazia già conosciuta? No. Ok. Allora. Quindi qua. Ok, no, però facciamo una cosa. Lì dove mi avevano detto che si poteva saltare, che fa, non ci provi? Cioè, più che altro perché a memoria mo ce l'ho fresca sta cosa. Quindi facciamo che... Figurati che moriamo male. Che poi tutto sommato, quando ci abbiamo così poche anime. Poche anime. È un modo di dire, eh. Effettivamente non avevo visto che era 98.000. Ci proviamo? Beh, se siamo stronzi, siamo stronzi fino in fondo. Ok. Poi dove cazzo andiamo qua? La vedo un po' male la situazione, eh. Dove cazzo andiamo qua, scusa? Guarda difficoltà, Non credo che ci sia una gran possibilità di fare cose qua. Mo' a meno che non... Prova, osserva, è il momento di sicurezza. Attenzione, colpire con forza. Stenditi, momento. Non vedevo un cazzo. Ecco perché diceva più avanti, osserva attentamente, quello colpisci forte. Ma colpisci forte non è andato. Niente, morto Serafino. Onesto. Allora, sembrava si stesse anche rimontando il ponte. Il problema è il tornado. È stato sepolto vivo Serafino. Però ci sono tanti altri corpi un po' più grandi di quello di Serafino, sempre nella stessa posizione. Ciò non lascia ben sperare, prima di tutto.
tra parentesi. Sti cazzi. Che fa? Non si sveglia? Guarda che bella arena, va, ce l'hanno preparata proprio fatta bene. Ma però, allora, stilisticamente, visivamente, sempre uno spettacolo. Cioè, tu guarda che cazzo di spettacolo. E poi di solito sempre più bella è e più sono inculate. Fisso, secco. Quindi queste. A posto. Cioè, se gli altri draghi ce li ha fatti. Più avanti drago, non l'avevo visto. Lord Draconico Placidusax. Sti cazzi, non ci lo metti. Allora, aspetta che comunque questa ci fa sempre comodo, no? Ci arriva? Dimmi di sì. Madonna, ci arriva però pure la sua fulminata, devo dire la verità. Non ho capito se gli abbiamo attaccata la marcescenza, ma nel dubbio un altro poi ha butto, eh. Riesco a capire in realtà, non si vede un cazzo. Porca troia. No, noi l'abbiamo attaccata per un momento. No, sì. Però noi abbiamo comunque un'arma che col fuoco, che cazzo. Cioè, per carità, uno c'è. Porco due. Ci prova, ma. No, 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 quando fa così stiamo un attimo accorti. Aia. Poi quando le arene sono così grandi, noi siamo le mosche. Puttana Eva. Ciao mare. E dammi un attimo, fammi organizzare. Mi sposto pure per curarmi, perché madonna, ho finito tutte le, già tutte le. Vabbè. Porca la troia. Vabbè, va. Posso seguire la marcescenza però per capire dove sta. Oh, però vedi la marcescenza di suo continua ad andare, eh? La vedo ampiamente male comunque. Fatta, momento. Non ce l'abbiamo fatta, momento. Grafi, piato tu un attimo. Mi provo a fare cose. Capire. Abbiamo attaccato? Sembra di no però, comunque. Che cazzo è che la prima volta. Attaccata più easy o sbaglio? No, ma non gliel'ha attaccata comunque. Perché si vede che non perde veramente salute. Allora, teniamoci un po' più distanti, magari. Merda. Teniamolo d'occhio.
Ok. Cazzo. Ah, ma Serafino 2.0 è morto. Ecco perché se sta... se la stappia con noi così, con finezza. Vabbè, allora. Ma che cazzo fai, Serafino? La madonna, vabbè. Senza Serafino 2.0 è un po' improponibile la cosa. Guarda, ed è brutto. Bellissimo, per carità, però... l'ho anticipato un po' troppo, ma... No, no, questo arriva pure qua, occhio! Cristo! Due. La madonna è incoronata. Non so dove sta. Piano, piano. Vabbè, va. Niente, finite fiaschette, signori. Andata così. È troppo... troppo. È troppo. E niente, signori, voglio provare ad usare Tiche. Voglio provare a riutilizzare la nostra spada del limiere, perché ho visto che giustamente quella lì fa fino a un certo punto dei danni. Poi ci bombiamo con... mi sono portato pure questo che... contro fulmi, contro fuoco. E passa la paura. Ho messo pure l'altro scudo, perché quell'altro non ho capito bene se... un'onzia o meno. Comunque, vediamo. Più che altro perché questa spada c'ha parecchi danni fisici, quindi siccome abbiamo visto che è abbastanza suscettibile a quelli, rispetto giustamente alla bonus che c'ha quell'altro con danni di fuoco, insomma, fino a un certo punto. Ma capiamo pure se... allora, vediamo un po'. Danni fisici in più sicuramente glieli fa. No, ho sbagliato tantissimo, ma in realtà neanche troppo, perché comunque sa che non gliel'aveva neanche... cioè, vedi che pure Tiche gli ha fatto che dannino. Aspetta che mi sa che l'abbiamo stunato. Vai così. Mo qua sono cazzi da cagare. Allora, se riemo, vediamo un attimo che... ok, riprendiamoci. Uno. Due. Ok. Dov'è la marcescenza? Eccola là. Ok. Attenzione. Vabbè. Non gli manca granché, ma... attenzione. La scienza sta facendo il suo. No, non ci facciamo ammazzare come gli stronzi così, per piacere. Vai. Guarda, usali.
Dio Cristo. Va bene. Cristo santissimo. Non gli stiamo facendo più un danno, ma se mi rimetti la spada, Serafì. Cazzo di pinata qua, Serafì. Mannaggia la troia puttana. Cioè, gli manca uno sputo a sto bastardo di merda. Te la deve far soffrire. Ma non è vero! La Madonna! Affanculo, stronzo! Mazza è sudata. Rimembranza del Lord Draconico. Bravi tutti. Ok. Bene, bene. Direi che se potemo pure da... Vedi, spade limiere, eh? Limierata. Qua non ce n'erano di animelle. Ce ne possiamo anche andare. Allora, bene così. A questo punto, ragazzi, direi che ci salutiamo qui con questo episodio. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Noi ci vediamo alla prossima. E saluto a tutti da Quel Tale Ale.